Geppi di Note è la punta di diamante dell'offerta formativa della Mediateca Pordenone di Cinema Zero, che da 10 anni realizza laboratori didattici legati agli audiovisivi e ai nuovi media. L'insegnante che ha accolto la proposta di partire con questo progetto, la potremmo definire la prima ispiratrice di questo progetto, è proprio la professoressa Maria Luisa Sogaro, che dal primo anno ha partecipato attivamente con la scuola media Centro Storico. E sicuramente, oltre ad essere un'ottima insegnante, anzi penso l'insegnante per eccellenza di musica, è anche una grandissima esperta di cinema muto. E quello che vuole fare questo progetto, questo laboratorio, è coniugare la passione per il cinema e soprattutto il cinema delle origini alla passione per la musica, perché la finalità ultima, oltre a quella ovviamente di riuscire a passare una passione ai ragazzi, è quella di creare una nuova generazione, un nuovo pubblico, e quindi quella di far proseguire, potremmo dire così, le giornate del cinema muto anche grazie a nuovi fruitori del futuro. Oggi appunto abbiamo l'onore e l'onere di aver interpretato per la sesta volta un programma piuttosto simpatico, io penso che abbia divertito insomma il pubblico presente in sala. Non c'ero soltanto io e la scuola media Centro Storico, che è la capofila di questo progetto, ma c'era la mia collega Manuela Gobbo della scuola media Leonardo da Vinci di Cordenons, e abbiamo rimusicato due commedie, due rulli della coppia comica più esilarante, cioè Laurel e Hardy. Noi abbiamo fatto un film del 28, We Fall Down, la mia collega ha rimusicato Liberty del 29, e sono un piccolo dittico in omaggio all'arte di Leo McCarey, il grande regista della commedia brillante americana. Di note che si intitola We Fall Down. E questo strumento si chiama piastra, ma è detto anche xilofono. Ti piace? Sì, è molto molto particolare, bisogna impegnarsi, ma è molto bello.